Benvenuti a questa serie di narrazione di storie africane in musica con Sonia Ivy. Tanto tempo fa, tra il popolo africano, i narratori popolarmente conosciuti come griot erano membri molto apprezzati della comunità, chiamato anche come conservatori dei saperi. Sono fondamentali nella conservazione, trasmissione e articolazione della saggezza culturale, della storia e dei concetti filosofici del popolo. Attraverso la narrazione, le persone e le società di tutto il mondo imparano, sviluppano i codici di comportamento e formulano la creazione significativi nella loro vita. La narrazione motiva ad accedere, esprimere e conservare informazioni e conoscenze. Le narrazioni sono in una certa misura lo specchio della vita. Riflettono ciò che le persone fanno, ciò che pensano, il modo in cui vivono e hanno vissuto, i loro valori, le loro gioie, i loro dolori. Le narrazioni sono anche un mezzo per articolare la risposta di un essere umano e suo ambiente. Fino ad oggi, i narratori rimangono mediatori dominanti per la comunicazione delle tradizioni culturali, sociali e spirituali delle persone. Sono insegnanti, consulenti, guaritori e anche intrattenitori! Amicizia. Fatou era una ragazza molto popolare a scuola. Era intelligente e divertente. Andava d'accordo con tutti. Non era un caso che Fatou fosse così popolare. Fin da piccola aveva fatto uno sforzo per essere gentile e amichevole con tutti. Invitava tutta la classe alla sua festa di compleanno e di tanto in tanto faceva regali a tutti. Era una ragazza così impegnata, con tanti amici, che quasi non aveva la possibilità di passare del tempo con singoli amici. Tuttavia, si sentì molto fortunata. Nessun'altra ragazza aveva così tanti amici a scuola e nel quartiere come lei. Ma tutto è cambiato un giorno. In quel giorno, a scuola, tutti si divertivano, disegnavano, dipingevano, facevano regali. Quel giorno, in classe, tutti dovevano fare 3 regali da regalare ai loro 3 migliori amici. A Fatou piaceva scegliere tra tutte le dozzine delle sue amiche. Tuttavia, quando tutti i regali erano stati fatti e condivisi tra i compagni di classe, Fatou era l'unica a non aver ricevuto un regalo. Si sentiva male e passava ore e ore a piangere. Cercarono di consolarla per un po', ma ognuno è rimasto solo poco tempo prima di lasciarla. Questo era esattamente ciò che Fatou aveva fatto così tante volte ad altri che considerava i suoi amici.
si rese conto di essere stata una buona compagna e conoscente, ma non era stata una vera amica per nessuno. Aveva cercato di non discutere con nessuno, aveva cercato di prestare attenzione a tutti, ma ora aveva scoperto che non era abbastanza per creare una vera amicizia. Quando tornò a casa quella sera, creò una pozzanghera con le sue lacrime e chiese a sua madre dove poteva trovare veri amici. Fa tu, mia cara, rispose sua madre. Non puoi comprare amici con un sorriso o qualche buona parola. No! Se vuoi davvero veri amici, tesoro mio, dovrai dargli del tempo reale e affetto. Per un vero amico devi essere sempre disponibile in tempi buoni e in periodi difficili, piccola mia. Ma voglio essere amica di tutti! Devo condividere il mio tempo tra tutti! Protestò Fatou. Mia cara, sei una ragazza adorabile, ma non puoi essere amica, cara amica per tutti. No! It's not possible. Umba! Non c'è abbastanza tempo per essere disponibile per tutti. Quindi è possibile avere solo pochi veri amici, cara mia. Gli altri saranno compagni di gioco e conoscenti, ma non saranno amici veri. Sentendo questo, Fatou ha deciso di cambiare modo di poter finalmente avere dei veri amici. Quella notte, a letto, pensò a cosa poteva fare per ottenerli. Pensò a sua madre. Sua madre era sempre disposta ad aiutarla, sopportava tutte le sue antipatie, i capricci, i problemi, la perdonava sempre in tutto, l'amava moltissimo. Questo è ciò che rende amici. E Fatou sorrise da un orecchio all'altro, rendendosi conto che aveva già il miglior amico che chiunque potesse desiderare. Carissimi amici, ladies and gentlemen, ragazzi, bambini, siamo arrivati alla fine di questo episodio che ha visto Fatou come la nostra protagonista. Dimmi, hai degli amici? Riesci a dedicare del tempo a loro? Non è la quantità che conta, è la qualità. Mi raccomando, prendi spunti dalla storia di Fatou nel gestire le tue amicizie, E mi raccomando, sottoscrivete sul mio canale YouTube e scaricate la mia musica online. Ci sono tanti altri episodi che stanno arrivando, ok? E vi abbraccio fortissimo, baci a tutti gli italiani in tutto il mondo, in Italia, gli integrati in Italia, tutti quanti! E anche i leghisti, sì! Ci vediamo alla prossima!